Prego, buonasera. Buonasera, Buonasera. liebe Zuschauer. Wir freuen uns, mit euch zu sprechen und über uns, über unsere Tätigkeit zu erzählen. Cari, noi siamo molto contenti di poter parlare con voi e di parlare anche del nostro lavoro. Ich bin euch allen bekannt. Mein Name ist Piotr Rajkonowicz, bin Initiator einer Heilweise, die unter Namen geistiger Fechtung in der Welt bekannt geworden ist. Tanti di voi forse conoscetemi, sono Piotr Rajkonowicz, che ho una forma di guarigione particolare che si chiama riallineamento spirituale. Im Moment befinden wir uns in Deutschland, in Leipzig, in Nel Studio momento adesso siamo in Germania e per fortuna in Leipzig con Jit. von Dr. Jit Lützi. Con Und Dr. Jit Luizi. wir danken ihm für diese Organisation, E caro, grazie mille per la tua organizzazione, die ist sehr, sehr wichtig. perché è veramente di grande importanza. Ja. Einerseits geht es um die Wirbelsäule. Parlando in un modo è la colonna vertebrale di cui parliamo, Das ist ein sehr wichtiges Thema in der ganzen Welt. che è un tema molto importante in tutto il mondo. Andererseits geht es um die geistige Aufrichtung. Però, certo, parleremo anche del riallineamento Das ist spirituale, meine Methode. perché è il mio metodo. Und ich habe hier viele interessanten ausgebildet. E è certo che ho insegnato tante persone che avevano Und interesse die di wirken, imparare questa sage, forma di guarigione. Gott sei Dank wirken die in Italien. E è certo che loro, devo dire veramente, grazie a Dio, loro lavorano molto bene in Italia. Zum ersten Mal kam ich mit der geistigen Verrichtung in Italien im Jahre 2000. La prima volta che sono arrivato con il riallineamento spirituale in Italia è stata 2000. Der Organisator meines Besuchens war Luisa Fedi. La organizzatrice della mia prima, del mio primo viaggio era stata Luisa Fedi. Ich möchte jetzt diese Frau von ganzem Herzen danken. In questo senso voglio utilizzare questa opportunità per ringraziarla di tutto il mio cuore. Leider im Laufe der Zeit Kontakt ist unterbrochen geworden, aber falls Luisa das sehen kann, sage ich ciao Luisa. Sì, è un peccato che con il tempo il nostro contatto Grazie. si è perso, però sì, tu Luisa adesso vedi questa intervista, come Piotr ha detto, grazie mille Oder di wenn jemand cuore. kennt von euch Luisa Fedi, dann bitte sagt es sie gegrüßt habe und danke ihr. Sì, se qualcuno conosce Luisa Fedi, per cortesia, ditelo a lei che la ringrazio di cuore e che la saluto. So danke ich auch unseren Freunden, nächsten Organisatoren, das sind die Carlo und Daniele. Daniele. Sì, e in questa forma voglio anche ringraziare i nostri secondi organizzatori, che erano Carlo e Daniele. Es war eine schöne Zeit È mit euch stato un zusammen. bellissimo tempo insieme. Sì, un gran saluto, Carlo, Daniele. Und danken natürlich auch Fabio Moschetta, wo wir jetzt mit ihm zusammenwirken in seinem Seminarhaus. E certo, anche vogliamo ringraziare Fabio Moschetta della Le Querce Bianche dove lavoriamo. E sì, un gran saluto Fabio, ciao. Che è il momento, Ciao. sì, in Africa, che momento è in Africa. E sì. Da. Und vor allem danke ich euch, liebe Zuschauer, dass ihr gerade sitzt und uns mit Interesse begleitet. E certo, voglio principalmente ringraziare voi telespettatori che siete adesso davanti al computer per guardare questa conferenza. Also zu meiner Fähigkeit, die geistige Aufrichtung, möchte ich Folgendes ergänzen. Git, caro amico, dimmi, Aggiungere. aggiunge, grazie. Voglio aggiungere per il mio lavoro un topico. Ja.
Einerseits wirken wir geistig, heilen die Wirbelsäule. In un momento lavoriamo sulla colonna vertebrale di forma spirituale. Denn die Wirbelsäule ist alles eingeschlossen. Perché sappiamo che alla colonna vertebrale tutto è collegato. I centri di comando, gli organi, però lo stesso, l'anima, Gefühle, Emozioni, sentimenti. Aber auch natürlich Sorge, però certo Ärger, anche i problemi, Wut, rabbia, preoccupazione, Freude, la gioia, Glück, fortuna. Und all diese Begriffe schwingungsmäßig reagiert auch die Wirbelsäule. E certo, con tutti questi emozioni, con queste vibrazioni, la colonna vertebrale reagisce. Aber für die geistige Aufrichtung però per il riallineamento spirituale è senza importanza. Ja, so heißt das, die geistige Aufrichtung. E per questo che diciamo riallineamento spirituale. Nicht die Aufrichtung der Wirbelsäule. Non raddrizzamento della colonna vertebrale. Denn gibt verschiedene Begriffe mittlerweile, ja. Perché certo che oggi esistono diversi nomi, raddrizzamento energetico della colonna vertebrale, riallineamento energetico. Oder geistige Wirbelsäule Aufrichtung. O riallineamento spirituale della colonna vertebrale. Das ist irreführend. Però questo crea un po' di confusione. Die geistige Aufrichtung. Il riallineamento spirituale soll man verstehen, die si Aufrichtung deve veramente capire im Geiste. Che è il riallineamento dello spirito. Aufrichtung im menschlichen Geist. Il riallineamento dello spirito nell'essere umano. Durch den Geist Gottes. Attraverso lo spirito divino. Da werdet ihr wahrscheinlich fragen, was ist dann der Geist Gottes? Was ist das für ein Geist? Forse chiederetevi, come, però, cosa è questo spirito divino? Es ist der Heilige Geist. È lo Spirito Santo. Ja. Die geistige Aufrichtung kann man vergleichen mit einer messianischen Art des Heilens. Il riallineamento spirituale può essere paragonato un po' come se fosse una guarigione messianica. Hier aber man soll nicht denken, dass sich einen Messias mit, also durch mich darstelle. Sì, però non si deve pensare, dico questo, che agisce un Messia attraverso di me. Ich bin nur Initiator der Geistigkeit. Solo iniziatore del riallineamento spirituale. Ja. Solo der iniziatore. Urheber ist Gott. Come si dice Gita? Creatore. No, però Urheber, come si può dire? Perché iniziatore è anche lo stesso? Urheber. È una bella parola. Ma vuol dire... Aiuto, il senso che possiamo dire Piotr è l'iniziatore del riallineamento spirituale, però l'impulso che dà è il creatore. Also Gott ist der Impulsgeber, der Wirkende. Man kann sagen, Gott ist der König und ich bin sein Minister. So ungefähr. Si può dire Dio è il re e io sono il suo ministro. Das ist natürlich übertrieben. È certo un po' esagerato, però solo per fare capire un po'. Auf jeden Fall, die geistige Aufrichtung ist von Gott gewolltes, von Gott gesetztes. È certo che il riallineamento spirituale viene dalla volontà divina. Ja, so wie auf der Erde gibt es Gesetze. E come ci sono di leggi sulla terra, terrene. Unter Gesetzen sollen die Ordnung hergestellt sein. E attraverso le leggi si deve creare l'ordine. Ja. Da passen die Gesetze darauf. Die Gesetze passen darauf, dass die Ordnung gehalten certo. wird. Certo, le leggi diventano, no, sono create per mantenere l'ordine. So ist auch in der geistigen Welt. E alla fine succede lo stesso nel mondo spirituale. Die geistige Aufrichtung. Il riallineamento spirituale. Ist keine Methode. Non è nessun metodo. Und wenn das keine Methode ist, e se non è un metodo, da kann auch mit nichts verglichen sein. Non può essere paragonata. Wie schon gesagt habe, come già ho detto, berührt sie die Wirbelsäule, di una forma tocca la colonna vertebrale als physisches Element,
come elemento fisico che fa parte del nostro corpo. Ja. Andererseits fasse das ganze Leben des Menschen. Però allo stesso momento il rinnovamento spirituale alla fine comprende, grazie caro, comprende tutta la vita. Ein Leben, zwei Leben, drei Una vita, Leben, due, tre, Leben. E alla fine ja. Tutte le vite. Die geistige Richtung berührt ja alle Existenzen des menschlichen Seins, gewesen Seins. Il riallineamento spirituale tocca, agisce su tutte le esistenze vissute su questa terra. Und jetzt lasst uns zusammen betrachten, wer ist der Mensch. Adesso parliamo insieme o pensiamo insieme cosa vuol dire essere essere umano. Ja, wer ist der Mensch? Chi è l'essere umano? Der Mensch ist ein Teil der Schöpfung. Bene, l'essere umano fa parte della creazione, questo lo sappiamo. Und rein biologisch gesehen ist nicht anderes als Tier. E parlando di forma molto biologica, non è niente di diverso che un animale. Nur etwas höher entwickelt. Certo, un animale più sviluppato. Ja. O il più sviluppato di tutti gli animali. Ja. Wir beobachten die Entwicklung und Geburt eines Lebewesens. Sì, osserviamo lo sviluppo e la nascita di un essere umano. Ja. Tierische und menschliche Wesen. Esseri, diciamo, esseri animali e esseri umani. Die Entwicklung des Embryos ist ähnlich. Lo sviluppo embrionale tra tutti e due è molto simile. Nur in der Phase des Embryos. Però lo sviluppo dell'embrione. Da entwickeln sich schon die Embryonen schief und krumm. Nello sviluppo dell'embrione lì si osserva che questi già si sviluppano di forma asimmetrica. Beide Hirnhälfte sind unterschiedlich. I due emisferi cerebrali si sviluppano di forma diversa. Und dadurch entsteht Asymmetrie in der Entwicklung der Muskulatur und des gesamten Skelettes. E se i due emisferi cerebrali si sviluppano di forma diversa, a causa di questo si crea tutta asimmetria in tutto il corpo. Interessanterweise, bei tierischen Embryos sowas geschieht es nicht. È interessante di osservare che embrioni animali non hanno questa particolarità. Durch die Evolution sind die Menschen von Tieren hochgewachsen sind. Con l'evoluzione l'essere umano, chi era una volta animale, diciamo così, con l'evoluzione si sviluppa e diventa essere umano o si trasforma. In den Etappen, ja, Mensch zu werden, haben begonnen sich mehr und mehr aufzurichten. In questa etapa di diventare essere umano si è sviluppato sempre di più e si è cosa tu puoi dire di parola? Raddrizzato, si è alzato o cosa ti viene in mente? Momento. Si è alzato? Rialzato. Die frei gewordenen vorderen Pfoten sind zu Händen geworden. E si parliamo delle le ante, no? Si dice ante, git? Le ante, le mani. No mani, quando erano zampe, non si... Mi hanno insegnato questo in Italia, come si dice? Ah, ante? No. Maurizio. Pfoten. Arti, può essere? Arti. Vuol dire, gli arti che si liberano diventano mani. Grazie, Ada. Lei ha scritto? Sì. Ja. Grazie, Ada. Ja. Und im Kampf fürs Leben, fürs Überleben haben die Menschen gejagt, ja, und eine Hand ist stoßende, schlagende geworden. Nell'arte della sopravvivenza è certo che una mano è diventata la più forte, è quella che batte, che prende, che fa, e l'altra che aiuta. Also kurz zusammengefasst, unsere Hände sind abhängig
mit unseren Augen und Gehirnhälfte. In due parole si può dire che i nostri mani sono direttamente collegati ai nostri occhi e gli occhi dipendono dalle mani. Und so, weil die Menschen ja mehr rechthändig oder linkshändig geworden sind, kam das als Information für kommende Generationen und so geht es bis heute. E di questa forma le persone sono diventate più destre o mancini e questa informazione è certo che è passata in avanti con la genetica. Ja, weil wir gelernt haben, seit langer Zeit unser Leben ja durch handwerkliches zu gestalten, gehören Hände zur Erweiterung unseres Denkens. E come ognuno di noi ha imparato imparato a vivere utilizzando le mani, creando le cose, è certo che le mani sono il prolungamento del nostro pensiero. In Anbetracht della nostra mente, Muskulatur, Muskelbänder und Sehnen ja, in eine Hand, kann man erkennen, was das für ein Wunderwerk. E se osserviamo la mano, si può veramente vedere come la mano è un miracolo, è una sensazione, perché è una creazione fantastica. Ja. Unsere Hände können le nostre mani possono chiudere viel Kraft zu erzeugen, per creare forza. Genauso können wir però della stessa forma mikroskopische si può Arbeiten utilizzare la mano per fare di cose molto sottili, ganz sottili. Feine Arbeiten sì, tun. Lavori manuali Dank molto sottili. Unsere Geschicklichkeit. Questo certo vengono dai nostri talenti. Das heißt, wir haben uns durch unser handwerkliches Tun von Tierwelt schon zum großen Teil verabschiedet. In senso, se ritorniamo a parlare della nostra manualità, possiamo dire che questo è un aspetto molto importante che ha ci distingue degli animali. Trotzdem bleibt in uns als Menschen noch verankert die Vergangenheit als Tier, però das Animalische. Lo stesso sappiamo che l'istintivo, anche quello che è un po' ancora animale, rimane nel passato come informazione. Das mit unseren Händen halten wir an unseren Besitz. Perché con le nostre mani teniamo tutto quello che è nostro. Wir halten unsere Beziehungen. Teniamo anche i nostri rapporti. Oh, mein Gott, wir halten an so vielen. E certo, sappiamo quante cose teniamo in mano per mantenere per noi. Die geistige Aufrichtung Il regnamento spirituale aiuta le persone von diesem Festhalten, sich zu befreien, zu lösen. Liberarsi di questa vielleicht Angst auch, ne? Forse anche si può dire paura di perdere qualcosa, si può dire che è questa paura ancestrale o primordiale che fa che le persone tengono questa necessità di tenere. Urangst unserer Vergangenheit. Sì, paura ancestrale del nostro passato. Angst, dass wir nicht genug haben von Essen. La paura di non avere sufficiente da mangiare. Ja. Das sind die Menschen heutzutage verschiedenste Strategien zu entwickeln und mehr an die Beute ranzukommen. E questo che sono queste paure che fa che le persone nei giorni di oggi creano strategie diverse per mantenere la presa, la preda sì, ja. Entre virgolette. Deswegen entstehen persönliche Konflikte in Menschen. E è per questo che si creano di conflitti personali dentro di ognuno. Alle gehen wir zur Schule. Ognuno va a scuola.
Mehrheit von euch hat Abitur abgeschlossen. E forse la maggior parte di voi ha fatto anche una, come si dice in italiano, la maturità. La maturità. Ihr seid philosophisch, ihr seid esoterisch, spirituell gebildet. Siete filosofici, esoterici, spirituali. Trotzdem seid ihr noch keine Menschen. Però lo stesso non si è ancora umano. Scusatemi, si dico questo. Auch wir arbeiten an uns. Anche noi, è certo, stiamo lavorando su questo. Um uns mehr und mehr den Menschenmenschlichen zu entwickeln. Sì, per svilupparsi sempre più in questo pensiero o questo di diventare più umano umano. Und dazu gehört auch, dass wir als Menschen keine Tiere mehr töten müssen. E forse un impulso è anche questo pensiero di noi come umani che non abbiamo veramente più la necessità di ammazzare gli animali. Perché pensate su questo? Wer von getöteten Tier ist selbst ein Tier. Perché chi si nutre di animali ammazzati alla fine è un animale. Wir heißen doch Menschen. Però il nostro nome è umano, essere umano. Ja. Und unser Weg geht noch weiter. E è certo che questo percorso, questa giornata, camminata, continua, non è finita qua. Wir sollen, wie in der Bibel heißt, zum Bilde Gottes Noi werden. Dobbiamo diventare a immagine di Dio, come è scritto nella Bibbia. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Perché so heißt es. Dio ha creato l'essere umano alla sua semiglianza. È così che si dice. Da kann doch Gott ja nicht Tier sein und den Menschen zum Gleichen machen. Sì, è per questo che Dio non può essere animale e allo stesso momento creare l'essere umano alla sua semiglianza. So, bei dieser Gelegenheit spreche ich euch, liebe Zuschauer, an. Bitte denkt, dass ihr keine Tiere seid. E prendo questa opportunità per dire, cari voi che siete qui guardando, che voi non siete animali. Lasst euch von der geistigen Aufrichtung berühren. Sì, lasciatevi toccare del riallineamento spirituale. Die bringt die neue Ordnung. Perché porta alla fine la nuova ordine. Ja, es wird auch gesprochen darüber, dass geistige Aufrichtung Energie der neuen Ordnung ist. Si parla anche che il riallineamento spirituale è l'energia della nuova ordine. So war es früher vermarkt. Era così che si diceva nel passato. Damit die Menschen mehr sich die geistige Aufrichtung öffnen. Di forma che le persone potevano aprirsi di più per il riallineamento spirituale. Ich musste mir verschiedene Parolen ausdenken. E certo, dovevo trovare parole diverse per creare l'interesse nell'essere umano o delle persone di venire a farsi trattare. Der ganze Anfang, perché nell'inizio, quando ho cominciato, niemand wollte zu mir. Nessuno voleva venire da me. No. Ich habe mich gewendet an Ärzte. Sì, ho parlato con i medici, con Kinderärzte, principalmente i pediatri. Herr Kulnovic, wir freuen uns für Sie. E loro dicevano, gut, aber nicht mit uns zusammen. Signor Kulnovic, molto bello, sì, lei sa fare questo, però per cortesia, non insieme a noi. Es hat gedauert. Sì, ha preso un lungo tempo. Die Menschen sind offener geworden. E con il tempo, certo, le persone sono diventate più aperte. Und aus dem Prinzip, eine sagt den anderen. E con il principio di passaparola. So sind schon mehrere geworden. È certo che le persone interessiert haben. So, il numero di persone che erano interessate è cresciuto sempre di più. Meine Arbeitskollegen gewesen. In quel tempo, principalmente, erano i miei colleghi di lavoro. Mit denen konnte ich über alles offen reden. Perché con loro, è certo, potevo essere molto aperto, in senso di dire tutto che pensavo. Ich bin ein Arbeiter, unter anderem Arbeiter gewesen. Perché in questo tempo io ero un lavoratore, come tutti gli altri. Ein Kumpel gewesen. Io ero come un... Esiste una parola kumpel in italiano?
forse collega, amico, collega. Sì, un collega molto leggero, vicino. No, sì. Und nach und nach und nach haben die begonnen, mehr Vertrauen zu bekommen. E con tempo le persone hanno cominciato a creare più fiducia in me, in questa cosa. Und haben mich auch zu Familien eingeladen. E hanno cominciato a chiamarmi anche nella loro casa per fare trattamenti. Und so hat sich dann mehr und mehr entwickelt. E così si è sviluppato sempre di più. Trotzdem bin ich auch jetzt fast wie am Anfang. Sì, però qualche volta anche adesso sono come se fosse all'inizio. Nach fast 27 Jahren meine Tätigkeit. Dopo quasi 27 anni di lavoro che faccio, verstehen viele Hilfesuchende, dass die geistige Aufrichtung eine Art Orthopädie ist. Qualche volta le persone veramente che vengono a cercarmi pensano che è una forma di ortopedia quello che faccio. Ja, schon. Weil die Schiffe des Körpers, die ändert sich, die Menschen werden gerader, aufrichter. Entre virgolette, sì, perché è certo che la postura dell'essere umano cambia, si raddrizzano. In Anbetracht des schiefen Halses, unterschiedliche hohe Schulter, Schulterblätter. Il collo storto, spostato, le scapole, spalle di altezza diversa. Beckens. Bacino spostato. Unterschiedliche Lage in Beinen. Lunghezze di gambe diverse. Gekrümmte, axial gedrehte Wirbelsäule. Anche la colonna vertebrale che è storta. Wie ein Wunder. Deviata. In Sekundenschnelle richtet sich alles auf. E come se fosse un miracolo, si rallinea in un momento. Tausende, tausende von Malen habe ich das vorgeführt, die Menschen von der Begeisterung, wusste auch nicht, wie die das aufnehmen sollen, was sie sagen, äußern können, ja. Sì, migliaia di volte ho fatto vedere le persone come il riallineamento spirituale succede, tante volte le persone non sapevano neanche come esprimere la loro sensazione, la loro gratitudine. Und alle sind erfüllt von Dankbarkeit, weil die Schmerzen gehen weg. E certo, tutti, molti vivevano gratitudine a causa dei dolori che sparivano. Ja, das ist das. È questo. Die Schmerzen gehen sofort weg. Dolori spariscono subito. Was natürlich in keinem Gehirn das sich festlegen kann. Wie ist das möglich? Però certo, per il cervello, per la mente umana è un po' difficile di capire come succede questo in un momento. Die Leute fragen, Piotr, was haben Sie gemacht? E le persone chiedono, Piotr, cosa hai fatto? Sie haben mich gar nicht berührt. Mi ha neanche toccato. Wohl bekannt ist, dass die geistige Aufrichtung ohne Berührung des Körpers anche geschieht. Si sa e quando si dice che il riallineamento spirituale viene fatto senza tocco fisico. Wir haben schon Fälle erlebt, wo die Menschen nach der Aufrichtung Isterie bekommen haben. Sì, qualche volta avevamo anche dei casi che le persone dopo il riallineamento spirituale avevano di isterismo perché. Ja, erzähl weiter. Über Jahrzehnte unter Schmerzen gelitten haben. Perché alla fine soffrivano di dolori per tanti anni. Alle Angebote ausprobiert haben. E hanno fatto tante esperienze diverse di trattamenti. Das Schulmedizinische, das sì, Alternative. Certo, la medicina convenzionale, tradizionale, anche l'alternativa. Und dann, zack. E in un momento. Und schmerzfrei. Senza dolori. Dolori spariscono. Da bleibt nur eins zu sagen. Danke Gott. Sì, e qui c'è solo una cosa da dire. Grazie Dio. Und wir sagen genauso. E è certo che non sono i persone che dicono grazie Dio, però anche noi diciamo in grazie Dio. In Betracht von solche Wunder, Veränderungen, sagen wir immer wieder danke Gott, sì, danke Gott. Danke. Vedendo questi cambiamenti, trasformazioni delle persone, ogni giorno diciamo grazie Dio, grazie Dio. Dankbarkeit alleine, leider, ändert noch nicht den Charakter des Menschen. Però sappiamo che gratitudine solo
non è sufficiente per cambiare il carattere della persona. Wann sehen wir Menschen als Menschen? Quando noi siamo umani, umani. Dann, wenn wir nur das menschliche Leben. Sì, certo, quando noi cominciamo a vivere l'umano. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Vuol dire, non abbiamo bisogno più di preoccuparci. Wir sollen uns nicht ärgern. Non dobbiamo arrabbiarci. Weder Neid noch Eifersucht. E non avere invidia neanche, come dice? Gelosia. E gelosia. Genau, ja. Das heißt, wir sind mit einem zufrieden, mit allem einverstanden. Vuol dire, siamo soddisfatti, siamo contenti. Einer sorgt, dass der anderen gut geht. E uno fa attenzione che gli altri stanno bene. Weil er wird wissen, dass der andere wird um ihn auch sorgen. Perché si sa che alla fine se si fa attenzione per gli altri anche faranno attenzione erst per wenn se wir stesso. In der Energie der alle Liebe uns wiederfinden als Schwester und Bruder, dann sind wir Mensch. Sì, al momento che noi veramente possiamo vivere questa energia del amore universale, in questo senso saremo veramente umani. Und das gerade ist ein wesentlicher Aspekt der Geistesaufrichtung. E questo veramente è un aspetto importante del riallineamento spirituale. Was dargestellt aspetto essenziale. Wenn die Menschen nach der Aufrichtung beobachten, dass die Gedanken, die Handlungen sich verändert haben und die sprechen von der Entstehung eines besseren Charakters. Ja, si può dire che questo amore universale che fa trasformare le persone e le persone dopo il riallineamento spirituale dicono anche che percepiscono che i pensieri cominciano a cambiare, che il carattere, che le azioni cambiano. Mm. Yeah. Neulich in Wiesbaden. Sì, da pochi giorni fa a Wiesbaden, nei nostri giorni di guarigione. An einem Halbtag haben wir zwei interessanten Fälle gehabt. Avevamo due casi molto interessanti, particolari. In einer Gruppe kam ein Mann. In un gruppo è venuto un signore, un uomo, Behandlung a farsi trattare. Schlaganfall. Dopo un ictus. Ja. Er konnte nicht alleine gehen. Lui non era in grado di camminare da solo. Er musste sich an einem Rollator festhalten. Aveva bisogno di un, come si dice? Carrello, girello o come? Rollator, si capisce bene. Quello che si utilizza per camminare. Nach der Aufrichtung. Dopo il riallineamento spirituale. Nach Folgebehandlung. Ha fatto, è stata la seconda parte del trattamento. Con lavoro energetico. Sagen wir, Gesamtbehandlungszeit 15 Minuten. E diciamo che il trattamento completo era di 15 minuti. Ist er aufgestanden. Lui si è alzato. Und hat sich dann gut gefühlt. E stava veramente bene. Er sagte, er hat si sentiva bene, diceva che non aveva più dolori. Und kann sogar selbstständig gehen. E che era in grado di camminare solo. Ich habe mit ihm noch ein paar gymnastische Übungen gemacht. Dopo ho fatto ancora di qualche esercizi per il corpo. Was wir jedem Menschen nach der Aufrichtung sowieso empfehlen zu tun. Esercizi che in realtà noi offriamo o diciamo a tutte le persone che vengono a farsi trattare da noi nei giorni di guarigione. Und zum großen Staunen seiner Frau hat er Gehhilfe. E è incredibile perché la sua moglie ha visto che dopo il trattamento e dopo esercizi che ha fatto ha lasciato la sua rollato deambulatore. Il suo deambulatore accanto e è andato solo da solo. Ja. So hat die Frau hinter ihm gehen die Gehhilfe geschoben e und alla fine vor ihr im Aufmarsch nach Hause gegangen. E alla fine cosa è successo? Lui con grandi passi è andato avanti e la sua moglie con deambulatore è andato indietro. E è stato bello di vedere. Ja. Ein anderer Fall. Un altro caso. Am selben Tag. Lo stesso giorno. Ja. Ein Mann kam zur Behandlung. Un giovane, sì, 40 anni più o meno, ja. È venuto a farsi trattare. Und jeder schreibt auf einen Fragebogen
del Grund, volume come è. In tutti i giorni di guarigioni, ognuno che viene da noi riceve un questionario per rispondere a qualche domanda. Era nicht nur interessiert an die Besserung seines Rückens. Non aveva solo l'interesse di migliorare la sua postura o la colonna vertebrale, auch an die la schiena, seines Geistes, seines Charakters. Però aveva interesse di migliorare il suo carattere. Wie geschrieben hat, war sehr negativ. E come lui ha scritto nel suo questionario, lui proprio ha scritto che era molto negativo nel suo carattere. Und so wie in seinen Gedanken negativ war zu sich selbst, so war auch zu den anderen. E certo, la forma negativa che era nei suoi pensieri con se stesso, è certo che era anche con le altre persone. Er hat gehofft, dass sein Charakter sich ändert. E venendo a farsi trattare da me, è certo che aveva questa speranza di cambiare anche il suo carattere. Nachdem wir mit der Behandlung seine fertig geworden sind, dopo che abbiamo finito il suo trattamento, er ist aufgestanden, si è alzato und sagte, es ist etwas Interessantes mit ihm passiert. E lui diceva, mi è successo qualcosa di interessante. Particolare. Er spürt so eine energetische Berührung im ganzen Körper. Comincia a percepire come se fosse un tocco energetico. Und er findet das sehr lustig. Sì, e lo vede molto, come si dice, molto lustig, come si può dire, Git? Sì, si può dire, per lui era un po' da ridere perché aveva gioia, divertente, grazie, divertente, perché Freude. Lui percepiva come se fosse un pizzicore, formicolio in tutto il corpo. E lui diceva che voleva solo ridere. Ein Tag später. Sì, un giorno dopo già lui scrive una bellissima mail. Da kannst du berichten. Sì, racconto in due parole. Lui scrive che voleva ringraziare di cuore questa opportunità di aver ricevuto questo trattamento e che veramente adesso poteva sentire tutto quello che già aveva letto in diversi libri, che era vivere l'amore universale. E che osservandosi vedeva tutte queste caratteristiche negative che aveva, come gelosia, invidia, parlare di forma negativa e cattiva degli altri o anche volere cercare confermare anche il negativo nel mondo, che lui adesso era in grado di osservare tutte queste caratteristiche di forma il contrario di staccato, sì, chi era in grado di vedere questo di forma staccata e chi si chiedeva come era possibile di avere queste caratteristiche prime, come è dire che capiva adesso che in realtà lui non era mai stato veramente così e che poteva vivere questo amore universale. E alla fine, che mi ha dato molta gioia, lui ha scritto: oggi il mio collega di lavoro mi ha chiesto chi sei? In senso che diceva che aveva cambiato completamente il suo carattere. Habe ich erzählt. Ja, das ist das Schöne. Sì, e questo è veramente molto bello. Dass die Menschen redenken, bello, Handlungen, che le persone cambiano la sua forma di, verändern, zum Guten, di pensare, zum di agire e che cambiano di forma positiva. So, hiermit durch unseren Einsatz entsteht in der Wahrheit, in der Wirklichkeit eine neue Menschheit. Sì, alla fine questa forma di guarigione, di aiuto, aiuta a creare una nuova umanità. Menschen, die frei werden von finstere Vergangenheit. Persone che si liberano del passato scuro, Menschen, buio. Menschen, die lichtvolle Absichten haben. Persone che creano di
intenzioni luminose. Und streben auch eine lichtvolle Zukunft für alle Menschen auf der Erde zu schaffen. E hanno questa grande volontà di creare un futuro luminoso per tutti, yeah, per tutte le persone. Liebe Zuschauer, cari, ich habe ein sehr mächtiges Werkzeug von Gott, von der geistigen Welt in die Hände bekommen habe. Io ho ricevuto dal mondo spirituale un strumento molto potente, molto sehr forte. Mächtig. Ich trage alleine die Verantwortung im Umgang mit diesem Werkzeug. E certo che io, anche io, porto con me, solo io porto con me questa responsabilità di utilizzare bene questo strumento. So achten wir besonders an unseren Seminaren, anwenden wir die Fähigkeit der geistigen Aufrichtung weiter übertragen können. E è per questo che io, nei nostri seminari, io faccio molta attenzione a chi io passo questa capacità di riallineamento spirituale. Ja. Also, danken wir unserem italienischen Schüler. E in questo senso, grazie mille, cari colleghi riallineatori spirituali italiani, un saluto grande di cuore a tutti voi. Sie alle geschafft haben, sich selbst zum Positiven, zum menschlichen zu verändern. E grazie di cuore che voi siete riusciti a lavorare su di voi stessi e di diventare veramente umani. Yeah. Wir sind alle hier auf der Erde. Noi siamo tutti qui in questa terra. Lehrer und Schüler für eine und andere. Certo che siamo insegnanti e allievi allo stesso momento, yeah, per tutti. Mm. Yeah, genau. Leider die geistige Aufrichtung als Thema, als Lehrer kann nicht angekapselt sein in die Köpfe von Doktoren und Professoren. Sì, è un peccato che non è possibile il senso giusto, Jit. Dobbiamo trovare la parola giusta. Non possiamo trasmettere di forma limitata, forse, perché Piotr parla di capsula, non so se può dire in italiano lo stesso, però non si può implantare il rallineamento spirituale nelle... In den, wie hattest du gesagt? In die Köpfe. Nelle teste delle dottori professori. So dass man es wissenschaftlich belegen kann. Di forma che si è in grado veramente di fare un studio scientifico. Ja. Damit das Anerkennung bekommt. Di forma che possa ricevere riconoscimento. Dass man nicht unnötig die Menschen an die Wirbelsäule operieren muss. E di forma che non si deve più fare interventi alla colonna vertebrale senza veramente avere una necessità. Ich könnte gar nicht vorstellen, ja, wie die Zahlen steigen immer höher. Voi non potete neanche immaginare il numero di persone che ricevono di operazioni tutte l'anno. Wie viele Gelder kann man in der Welt sparen mit dieser göttlichen Hilfe? Pensate, quanto soldi possiamo risparmiare con questa forma di aiuto. Und so gehört im Moment der geistige Aufrichtung der kosmischen Wissenschaft. E al momento il riallineamento spirituale fa parte in realtà della, come si dice? Scienza cosmica, grazie yeah mille Gita. Yeah. Und die kosmische Wissenschaft, die öffnet sich denen, die bereit sind. E la scienza cosmica si apre quelle persone che sono pronti Kosmos auch zu folgen. Per sì, vivere, seguire le leggi cosmiche. Ja. Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen. Voglio fare un piccolo riassunto.
Die Geistesaufrichtung, die wirkt auf drei Naturen des Menschen. Agisce su queste tre nature dell'essere umano. Das ist das animalische, tierische, la natura das menschliche animale, la und das natura göttliche. Umana e la natura divina. Ja. Mit der Aufrichtung con verabschiedet sich das finstere Teil la unserer parte Existenz, più scura della nostra esistenza può andare via. Ja. Und so entsteht eine neue Zeit, e così si lichtvolle crea, Zeit, crea un nuovo tempo, un tempo luminoso. Die im Übergange doch zum allumfassenden eine Einheit, Licht sein, Gott sein, alle zusammen lenkt und führt. E che alla fine guida tutti noi a... Wie hast du nochmal gesagt? Guida tutti noi a diventare al divino, a diventare la luce assoluta. Wenn wir an eine Leinwand, weiße Leinwand, mit weißer Farbe versuchen, etwas zu zeichnen, zu malen, wird niemand das erkennen. Se noi vogliamo dipingere. Dipingere con bianco su una parete bianca, cosa succede? Nessuno potrà vedere questa differenza della parete bianca con il colore bianco. Deswegen freuen wir uns, dass unser Leben bleibt immer noch bunt. E per questo siamo tanto contenti che la nostra vita continua molto colorata. Aber müssen aufpassen, dass es keine schwarze Farbe da kommt. Però certo dobbiamo fare attenzione di non diventare scura o non che non diventa troppo nera. Ich möchte jedem empfehlen eine Übung jeden Tag zu machen. Vi consiglio voi a ogni giorno fare un esercizio. Gerade dann, wenn ihr denkt, ah, der Tag ist nicht so gut. Di fare un esercizio principalmente in questo giorno che voi dite ah, oggi difficile, ho problemi, ho preoccupazioni. Stellt euch vor einem Spiegel. Sì, state davanti a uno specchio. Schaut euch an. Guardatevi. Und singt. E cantate. Singt i. I. Guarda. I. Sì, cantate i. Wie wird das euch gehen? Sì, perché pensate, se voi cantate i davanti allo specchio, cosa rispecchia? La felicità, la gioia, tutte le cose belle. Und schon habt ihr euch in eine gute Schwingung. E subito voi starete in una vibrazione bella. Und noch das unser allen wichtigste Thema. Sagt euch von demselben Spiegel: Ich bin kein Tier. Ja, certo, davanti allo stesso specchio. Ich bin. Dite Mensch. Per cortesia. Io non sono un animale, io sono umano. Noch einmal. Ancora una volta. Ich bin kein Tier. Io non sono un animale. Ich bin Mensch. Io sono umano. Wollen wir zusammen sagen? Diciamo tutti insieme adesso. Kommt, voi a zusammen. Casa e noi qua. Jetzt, in diesem adesso, Augenblick. Tutti insieme. Damit den Himmel uns sì, alle hört. Adesso, di forma che il cielo possa ascoltare questo pensiero. Ich bin kein Tier. Non sono nessun animale. Ich bin ein Mensch. Io sono umano. Und von Mensch zu Mensch. E di umano a umano. Sagen wir, ich liebe dich. Diciamo, io ti amo. Ja. Grazie. Grazie. Sì. Grazie. Grazie. Yeah. Bene. Grazie, Gita. Wenn du keine Fragen hast. Oder hat jemand Frage geschrieben? Ja, wir machen jetzt einen Stopp und, dann... Tauschen wir uns kurz aus. Wenn's, oder willst du gerade mit dem Nächsten machen? Nee. Wie du möchtest. Wir machen einen... Ci fermiamo, facciamo una pausa e tra una mezz'oretta... Halbstunde. Ja, alles gut. Du kannst auch gerne mit den anderen machen, okay. Wenn du möchtest.
ne? Weil dass sie nicht so lange warten müssen, ich weiß es nicht. Ja, wir können natürlich auch noch Allora, scrivo nel chat appena continuiamo, va bene, grazie. E adesso c'è l'autopilota, quindi ci saranno le trasmissioni precedenti che potremo vedere, quindi potreste vedere. A tra